E dalla musica passiamo alla parola. Questa mattina stiamo parlando di Treviso, che è una bellissima città e che ospita un interessante festival letterario che prende il nome di Carta Carbone. Per conoscere al meglio questa manifestazione, che inizia proprio oggi 12 ottobre e terminerà domenica 15 ottobre, ho qui con me Bruna Graziani, che è direttrice artistica del festival. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Quello che colpisce innanzitutto è il nome, che è davvero originale per un festival letterario, Carta Carbone. Come e con che scopo è nata l'idea di dar vita ad una simile rassegna? Allora, il nome Carta Carbone è vero un po' originale, infatti i ragazzi più giovani non sanno nemmeno più cosa significhi Carta Carbone. In realtà è molto legata al concetto di autobiografia, perché il nostro è un festival letterario che ha un focus fortissimo sulla letteratura autobiografica, e chi macina un po' di autobiografia sa che quando scrive di sé crea una copia di sé, che non è mai la copia reale, ma il suo punto di vista. Ed è per questo che appunto abbiamo deciso di chiamare Carta Carbone la rassegna, che adesso è alla quarta edizione e ha avuto da subito un successo inatteso anche per noi, e ogni anno si riempie di eventi, sempre più eventi interessanti, e siamo pronti appunto per la partenza della quarta edizione. E in questa quarta edizione che cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa prevede il programma? Beh, ci sono tante novità, c'è ad esempio il gioco che è stato fatto dai ragazzi del Team Game, Mill, è un gioco da tavolo realizzato proprio per Carta Carbone, in cui si costruisce un racconto e si lavora sulla scrittura. Ci sono tantissime cose, naturalmente gli eventi a carattere letterario, che sono il nostro focus fondamentale, grande attesa per alcuni autori, Gian Antonio Stella, Michela Marzano, Mauro Kovacic, Simona Vinci, ci sono veramente tantissimi eventi, laboratori e spettacoli molto molto interessanti. Lei prima parlava di giovani, e il grosso investimento per il futuro anche dell'Italia stessa va fatto proprio su di loro. So che questo festival mira a coinvolgere a 360 gradi giovani e anche studenti. Assolutamente, ci sono tantissimi eventi legati alla scuola che occuperanno una giornata intera all'auditorium di Santa Croce in collaborazione con alunni Ca' Foscari e con Campus, e presenteranno dei progetti a cui hanno lavorato durante l'anno scolastico. Gli studenti saranno però anche coinvolti in un altro progetto interessantissimo e fondamentale, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, per cui a loro verrà dato un'infarinatura di professionalità per quanto riguarda la scrittura giornalistica, le interviste, i video, quindi è una cosa molto molto interessante che coinvolge quest'anno i giovani, ma sarà sempre un coinvolgimento maggiore, quindi noi puntiamo molto ai giovani, c'è anche molta letteratura giovane quest'anno. E sono un po' anche il nostro futuro. Avete un sito dove poter scoprire più da vicino cos'è Carta Carbone? Certo, il sito è www.cartacarbonefestival.it. Allora, dal 12 al 15 ottobre, quindi da oggi fino a domenica, nelle vie del centro storico di Treviso c'è Carta Carbone, che è il festival dedicato alla letteratura. Un po' quel viaggio che si fa anche comodamente seduti nel divano o anche su un prato con qualche foglio scritto tra le mani. Io ringrazio Bruna Graziani per essere Prego, stata con noi. Grazie a voi.